Questo è l'esatto momento in cui il mio amico Giorgio mi manda un audio che aspettavo. Direte, chi se ne? Beh, io ve lo faccio sentire lo stesso. Ciao Andrea, noi siamo pronti. Quando vuoi puoi venire a fare la recensione del camper. Ti aspettiamo. Ciao, a dopo. Ed eccolo, lui è Giorgio e ha il camper maledetto che ho sempre sognato per anni. E lei è Silvia che ci spiegherà questo meraviglioso mezzo. Allora siamo nel camper di Giorgio, ma anche di Silvia, che ci fa da cicerone anche questa volta. Intanto, sedili girevoli, Assolutamente. molto comodi, tavolo che si può spostare quanto si vuole, quindi molto pratico. Perfetto. Si può. Poi, volendo, eccole qua. Ah, ok, si allunga. Si allunga, Perfetto, facciamo quindi una giunta. potrebbe mangiare anche Si può mangiare questa persona qua, tranquillamente anche di qua. che ha un gran bel divano. E ovviamente il tavolo diventa letto matrimoniale, quindi altri due posti letto. Quindi effettivamente è vero, si abbassa questo Sì. tavolino e ora non ve lo facciamo vedere e diventa un letto matrimoniale assolutamente. Due posti, uno diventerebbe due posti di qua. Perfetto. Qua ci abbiamo dei grandi. Si può aprire uno? Certo. Bravissima! Voilà. Madonna, è gigantesco, eh! Ora magari dai video non rende, ragazzi, ma questo è veramente grosso. Questo che è Bisonte! enorme, Madonna! è enorme. Sì, assolutamente. Poi, ovviamente, abbiamo messo anche della roba su, che lo spazio non è mai troppo. Eh sì, veramente, anche perché ragazzi, allora, 1,72, guardate quanto spazio. Qui siamo oltre 2 metri, ma è veramente gigantesco come posto, veramente alto. Poi, Poi passiamo all'altro letto matrimoniale. ok, questa è la mansarda che ci sta E ci sta Alessio, il e nostro chi sarebbe? ragazzo. Oh, bravissimo. Veramente grosso, eh? Con oblò 40x40. Ci abbiamo il maxi oblò sopra alla dinette. Benissimo. Poi le luci, Tutta LED. quando si può leggere, chi legge, Assolutamente. se no volendo abbiamo anche la luce blu. Bellissimo. Ottimo. La luce blu che ritroviamo anche Sul bordo. nel bordo. Perfetto. Io sono curioso di questo. Prego. Ecco, Allora, Giorgio, abbiamo questa. la TV, una delle due TV, Estraibili. esatto, questa è in 19 pollici. Perfetto. Abbiamo il decoder di Sky, perché è munito di parabola. Ah, ok. C'ha una parabola della Mechatronic che si gestisce da qui. Tutta automatica, dual fade. Cucina con i nostri tre fuochi, molto ampi e molto comodo per le pentole un po' più larghe. Veramente impostata anche bene. Poi abbiamo anche il forno, Bello grosso. Madonna, è uno spettacolo, sì. uno scaldavivande, però fa comodo anche Sì, questo. fa. Poi abbiamo i cassetti giganteschi, perché secondo me sono giganti. Sì, molto.
L'idea, la nostra cagnolina. Ah già, giusto, è vero. La nostra bulldoghina. È vero. Bravo, il lavandino. Che anche questo è abbastanza capiente. Sì, molto. Poi la chicca, la mia voglia è stata questa. Sì, l'ho fatto cambiare perché mi piaceva troppo. Cavolo, sì. È comodo. Sì. Riesce a risciacquare tutto. Certo. E riesce a riempire la signorina. Qui. Ah, così ne stai a spostarla tutte le volte. La signorina che fa molto comodo un espresso la mattina. È veramente da Dio. Perfetto. Sul camper. Poi abbiamo un altro armadio gigantesco qua. Anche questo, sì. Mamma mia. Ci mettiamo il mondo. Condizionatore? Sì, con pompa di calore, così anche d'inverno per tenere, non ti riscalda più di tanto, ma insomma un po'. E d'estate? D'estate è uguale, funziona bene, lo tira tutte le colonnette che ci sono in giro perché non è troppo grosso. È un telaio 5004, sì che qui ci andrebbe messo quello più grosso come dimensioni, però è già nel mezzo comunque sì. Butta un po' di qua di là, sì, ce la fai e bene. Poi funziona bene anche con questo, insomma, se si riesce a avere una temperatura di là. Torno io. Qui abbiamo il frigo. Bello grosso anche questo. Bello questo grande. Quanti litri sono? 150 litri. 150, della okay. Telesport. Sì. E sopra il congelatore. Il congelatore. Non è grosso anche questo? Sì. Molto. Molto capiente. Ottimo. Aspetta, perché non è finita. Ah. Abbiamo un altro bambino qui. No. E anche questo è bello, bello grande. C'è il comando delle ventole. C'è il comando delle ventole del frigo qua dentro. Ah, dicendo quello c'è. Esatto. Ma l'avevi messo voi o? Sì, si è messo noi. E funziona. Benissimo. Sì, l'estate è... migliora, insomma. Migliora tanto. Ok. Sì. Qui abbiamo l'armadio, molto capiente, molto capiente, con la luce. Sì. Poi sotto abbiamo un altro pensile con illuminazione touch, con illuminazione touch che abbiamo messo bellissimo in. Qua dentro la stufa, una combi 6. Ok, poi sì. Ce lo puoi fare vedere a noi umili. Qua è comunicante, dopo vi facciamo vedere anche il garage. Bellissimo. Passiamo al bagno. Allè. Allora, bagno, come vedete, è abbastanza ampio. Diciamo che la doccia è il top, secondo me. Ma è anche più grossa del mio, eh. Bellissima illuminata così. A cassetta, WC giusto? A cassetta, ottimo, sempre 18 litri. Il lavandino, giusto, e poi l'armadietto per gli asciugamani. Madonna, che bellezza! Poi curatissimo. Poi vogliamo presentare anche le due chicchine del bagno. Gli asciugamani, qua c'è per attendere l'accappatoio. Sì. E poi? Poi abbiamo messo un turbovent. Sì. Sempre comodissimo, 40 40, comodissimo. Comodissimo per l'estate, anche questo. Comunque abbiamo anche una finestra in bagno, E abbiamo anche la finestra, ovviamente. Assolutamente, sì. Qui c'è un bel ricircolo. Quindi qua si dorme a questo lato qua, giusto? Yes. Ok. Qui abbiamo tutti dei begli armadi. Madonna, è curatissimo proprio, Ci anche abbiamo, sono molto capienti. Come si è visto prima, abbiamo un televisore da 24 pollici, abbiamo una bella finestra e abbiamo un maxi oblò sopra, non un 40x40 ma un maxi oblò, attenzione, molto bello. E sopra abbiamo anche i faretti. Allora Giorgio, ti chiedevo, quante batterie hai? Ho due batterie, un inverter. Un inverter è un Baeco 2000 watt onda pura. Sì. Si trova qui sotto, è tutto qui sotto. Sotto questa panca qui c'è tutto. Ora qui, da qui si intravede qualcosa. Oh. Questa è la prima batteria, questo è il commutatore per la carica. Che carica prima una e poi l'altra. Questo è l'inverter
comodissimo anche per fare un caffè, qualsiasi cosa. Assolutamente vero, assolutamente. Anche per condizionatore, però ovviamente con le batterie tradizionali non è che puoi andare più di tanto. Ci vorrebbe batteria al litio, ma ancora sono un po' care, insomma. Ora, abbelliamo i posti, illuminiamo come lo sai illuminare te. Ecco qua. Questa è la luce soft dei pensili, però ha la comodità che illumina anche all'interno dei pensili. Dai! Guardate che bellezza. Ti fa il doppio servizio, insomma. Qui abbiamo poi i comandi. Questa è la centralina aria sua. E poi c'è tutti i vari comandi. Abbiamo il comando della stufa della combi senile. Ho messo il nuovo comando perché comunque... L'hai netto, giusto? Sì. Con questa qui riesco a programmarlo e soprattutto il funzionamento è molto meglio perché non va sempre al massimo e poi si ferma. Con questa mantiene sempre la solita temperatura, abbassa di 1 grado e 2 e poi riparte. Rimane molto più omogenea la temperatura. In più abbiamo anche il bebasto. In caso di crisi? Sì, c'è il bebasto. Ti salva lui? Sì. Assolutamente. Ha una particolarità che ha il comando per andare oltre 1500 metri, perché sennò la combustione... centralina d'alta vuota praticamente. Esatto, sennò la combustuzione non sarebbe sempre ottimale, allora con questo qui sopra 1500 metri. Premi questo pulsante. Sì. Esatto. Questo è il comando del duo control, delle bombole, e oltretutto è riscaldato. Sempre con la stufa abbiamo la possibilità di comandare il riscaldamento, che... ha la particolarità che intorno ai letti è tutto riscaldato, cioè delle fessure, c'è l'aria calda intorno ai letti. Quindi sia fa la manzarda che... tutto un perimetrale. Ce lo fai vedere un piccolo angolino? Da lì, da quei tagli, esce l'aria calda e è tutto perimetrale intorno al letto. Andiamo all'esterno? Sì, andiamo. Allora, eccoci all'esterno. Adesso vediamo. Allora, portiamo questo, è lo sportellino, il tasco sportellino delle bombole. Qui c'è due bombole. Allora qui puoi levare una bombola senza spostare l'altra. Esatto. Quindi comodissimo. C'è il duo control CS. L'attacco per il gas esterno. Ah ok, benissimo. Con l'attacco rapido esco da qui, c'è un foro nella rete. Perfetto, ottimo. Tutto, ho coperto tutto per freddo, lo sportello. Assolutamente. Quattro fatto più, niente di che, ma tutto fa, col freddo tutto fa. Gradino, sì. Elettrico. Qui poi abbiamo cassetta, va bene. La classica cassetta. Questo è il portellone. Eccolo qua. Queste scarpiere, un'aggiunta nostra. Ce l'avessi io e sta confusione. Appendi abiti? Sì. Per l'inverno, la tuta, così via. Ruota di scorta attaccata? Sì. Bravissimo. Come mai abbiamo un doccino lì a giro? Questo è un doccino esterno. L'attacco qua dietro con la ventosa. Adesso ci sono la ventosa, l'attacco qui. Sì. E poi sotto il paraurti c'è l'attacco rapido. Eccezionale. E verrebbe... ok. Sì. Doccino esterno. Molto poi, pratico d'estate, anche solo per sciacquare il cane quando torniamo dalla spiaggia. Assolutamente. Portabici della Thule. Portabici sempre, anche questo Thule, come tutti gli accessori. Tre posti. Sì, anzi, ad entri. Sì. Penso il cane non vada in bicicletta. No. Luce c'è. Luce c'è. Attenzione, scaletta. Sì, scaletta per salire sul tetto, calpestabile. Qui l'altro sportello del gavone. Da questa parte abbiamo le sedie e tutto. Qui c'è lo sportellino per raggiungere la... ah, la truma, la combi 6? Sì, perché per di sopra... la manutenzione? Esatto, di sopra si arriva male, qui ci si arriva molto, molto benissimo, meglio. Benissimo. Questo è un altro frigo che abbiamo aggiunto noi, comodo anche questo. Oltretutto fa anche da congelatore, è un 45 litri. Questo lo tieni fisso qui? Sì, okay. Va sia a 12 volt che a 220. Ah! C'ha due scomparti. Spettacolari. Fa anche da congelatore. Sì. E continuiamo, qui lo scarico della combi. Lo scarico della combi, lì sotto c'è lo scarico di tutte le grigie, convogliono tutte in un unico scarico. Benissimo. Riscaldato il gabone delle grigie. Quindi non possa ghiacciare. Esatto. Qui abbiamo attacco della corrente esterna. Classico, sì. Riempimento serbatoio. Ok, quindi uno dirà, è finita qui,
No, abbiamo un altro qui sotto. Attenzione. Ho fatto ricavare uno sportellino, un acciaio inox, per tenere una seconda cassetta luce. E vedete. Soprattutto per quando è piena. Non è comodissimo da mettere su. Vabbè, però ce l'hai una più. Cassetta piena, preferisco, esatto, la possibilità di votarla, metterla quindi, invece che tenerla nel garage. Assolutamente giusto. Abbiamo la veranda nera, sempre tule. Sì, luce 4... a LED. Con luce a LED, si può vedere la luce a LED? In 4 metri e mezzo. 4 metri e mezzo addirittura? Sì. Vabbè. Ora il video non renderà, sembra una luce fiacca, ma in realtà fa una bella luce. Questa è la cabina. La cabina è un Ducato del 2014. 13, anzi scusa, del 2013. Questa è la motorizzazione è un 3000 multijet, 160 cavalli, motore ottimo. Quindi abbiamo, va bene, le tendine presettate, sì, davanti, tendine presettate, comodissime. Ok, sì, facciamo vedere, ora sono così momentaneamente. Sono veramente comode. Poi sto vedendo una cosa eccezionale. Sì, autoradio doppio DIN, cioè radio, è un Android, cioè di tutto, ci puoi mettere navigatore. Sì, si collega, sì, al telefono. Esatto. Ok, aria condizionata, c'hai... Aria condizionata, c'è di vari sportellini. Quindi Giorgio, la domanda è, come sempre, vogliamo sapere tutti quanto può costare un mezzo. Viene dai 38 ai 40. Quindi... Poi molto fa la differenza, molto la fa l'accessorio installato. Assolutamente, sono... assolutamente sì, fa la differenza. Va bene, questo tour di questo camper finisce qua. Grazie a te. Grazie a della lui visita, che ci ha fatto vedere questo mezzo. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao. Ciao. Ciao belli.